Un saluto a tutti gli amici che seguono Doppio Binario. In questa puntata parleremo dell'emergenza sanitaria che è tornata a colpire l'Italia e in particolar modo di tutte le misure che il governo ha adottato e sta adottando a favore delle imprese. In particolar modo in questa puntata andremo ad approfondire il decreto agosto, un vasto pacchetto di misure a favore degli imprenditori, proprio a sostegno in questo particolare momento di difficoltà. E parleremo di tutto questo con i nostri ospiti che sono qui in collegamento oggi e che saluto, partendo dall'avvocato Andrea Savoia, partner di Uniolex. Buongiorno, Buongiorno a buongiorno. lei. E saluto anche il dottor Henry Sichel, General Manager di Caffeina. Buongiorno Buongiorno e grazie per a l'invito. lei. Dunque, io partirei proprio da lei, avvocato Savoia. Come ho anticipato in apertura, questa puntata è dedicata soprattutto ad un approfondimento di quello che è il decreto agosto, un vasto pacchetto di misure adottate dal governo a sostegno delle imprese. Ecco, vogliamo approfondire un po', il contenuto di questo decreto agosto, soprattutto dal punto di vista dei lavoratori, dei datori, quali sono le misure che hanno trovato. Conferma. Allora, il decreto d'agosto è certamente intervenuto su tantissimi aspetti. Quelli, diciamo, più importanti che hanno trovato conferma anche in sede di conversione del decreto d'agosto avvenuta recentemente riguardano i contratti a termine, la disciplina dei licenziamenti, gli aspetti della decontribuzione e gli incentivi per le nuove assunzioni. In particolare sui contratti a termine è stata, come dire, semplificata la possibilità della proroga o del rinnovo fino al 31 dicembre, per un massimo di 12 mesi di contratti a termine in modo acausale, tenendo conto soltanto del limite complessivo dei 24 mesi, di durata di tutti i rapporti che sommati siano intercorsi tra il medesimo datore di lavoro e il medesimo lavoratore per mansioni rientranti nel medesimo livello di inquadramento. Rispetto quindi, da una parte, quindi la semplificazione dei contratti a termine, quindi del rinnovo causale, poi licenziamenti. In materia di licenziamenti è stato, come dire, confermate le norme che erano state varate col decreto agosto, che sostanzialmente hanno precluso per i datori di lavoro che non hanno integralmente fruito della cassa integrazione guadagni per Covid-19 e non hanno integralmente fruito del nuovo esonero contributivo, è stata preclusa la possibilità sia di licenziare per motivo oggettivo, cioè economico, organizzativo, sia la possibilità di avviare delle procedure di licenziamento collettivo. L'unica, diciamo, eccezione che sono state introdotte riguardano per i licenziamenti collettivi l'ipotesi della cessazione o il cambio appalto. E poi in via generale delle ipotesi però particolarmente estreme di decozione dell'impresa, quindi o quando è stata dichiarata la cessazione definitiva dell'attività di impresa per una liquidazione con una messa in stato di liquidazione senza continuazione, oppure nel caso di fallimento dell'impresa senza esercizio provvisorio dell'attività o invero nel caso di cessazione. L'unica ipotesi in qualche modo avvicinabili a quelle appunto del licenziamento collettivo che si sono consentite riguardano la possibilità che attraverso degli accordi stipulati tra i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali a livello aziendale siano previsti sostanzialmente degli incentivi per la risoluzione consensuale dei rapporti in via volontaria, in questo caso con diritto all'accesso della NASPI come avverrebbe in caso di licenziamento. Altre due misure che hanno trovato conferma riguardano la decontribuzione per le aziende che non usufruiscono degli ammortizzatori Covid previsti nel decreto agosto, ma che avevano già fruito a maggio e giugno dei trattamenti di integrazione salariale previsti nel decreto Cura Italia. In questi casi è consentito quindi a queste imprese che non fruiscono appunto della cassa integrazione l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali fino a 4 mesi entro il 31 dicembre del 2020 e nei limiti però del doppio delle ore di integrazione salariale che sono state fruite già, con esclusione soltanto dei premi INAIL che comunque quelli sono dovuti.
Questo sgravio è peraltro riconosciuto anche a quei datori che hanno usufruito parzialmente di cassa integrazione del Cura Italia dopo il 12 luglio, periodo che già, come dire, era coperto poi dalla nuova cassa del decreto agosto. Da ultimo, diciamo, l'aspetto rilevante che ha trovato conferma riguarda gli incentivi per le nuove assunzioni che siano intervenute a tempo indeterminato. Tra il 15 agosto e il 31 dicembre del 2020, ovvero anche per le conferme a tempo indeterminato dei contratti di lavoro a termine, intervenute tra il 15 agosto e il 31 dicembre, e in questo caso è previsto l'esonero, totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dell'azienda per un massimo di, 6 mesi dall'assunzione e nei limiti però di un massimale annuo di 8.060, quindi diventa poi 4.030, riparametrato su base mensile. Non si applica questo incentivo ai contratti di apprendistato e ai contratti di lavoro domestico, però sono da ultimo esclusi quei lavoratori e quei casi in cui sia già intervenuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti tra il medesimo lavoratore e la medesima impresa. Quindi è possibile assumere nuovi dipendenti che non abbiano in precedenza avuto negli ultimi 6 mesi un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la medesima impresa. Ecco, io direi che queste sono le quattro aree di maggiore interesse per le aziende che hanno trovato conferma. Grazie, Avvocato Savoia. Poi naturalmente successivamente tornerò un'altra volta da lei per andare un po' ad approfondire meglio alcuni aspetti del decreto agosto. Ne parleremo tra un poco però. Io vorrei invece rivolgermi all'altro ospite in collegamento, il dottor Sichia, al quale, general manager, come già detto, di Caffeina, al quale chiedo come avete vissuto il periodo dell'emergenza? Ecco, ci racconti un po' quello che è successo all'interno della sua realtà e dopo ritornerò anche da lei per capire un po' come vi siete districati in questo dedalo normativo. Certamente, anzi, è una grande occasione per me per poter condividere come abbiamo reagito ad uno scenario assolutamente imprevedibile per tutti. Riandando con la mente a quei giorni di fine febbraio, inizio marzo, senz'altro la prima fase è stata una fase dove abbiamo dedicato tutte le nostre energie alla gestione dell'emergenza e alla messa in sicurezza dell'azienda. In effetti, fin dalle prime settimane, abbiamo avvertito l'impatto di questa emergenza sui nostri clienti che hanno cancellato una serie di progettualità, non tanto forse tra quelle che erano già state avviate, ma quanto tra quelle che sarebbero dovute partire di lì a poche settimane o a qualche mese, quasi uccidendole nella culla, se mi passate la metafora forse un po' forte. Abbiamo quindi cercato fin dall'inizio di coniugare queste misure che abbiamo preso con una comunicazione verso il nostro team costante e molto approfondita, organizzandoci secondo uno scenario che abbiamo definito break the glass, un po' come quando in caso di incendio bisogna rompere il vetro per afferrare l'idrante e cercare di spegnere le fiamme. Molte misure, ma molto chiare e organizzate, in tag 10 azioni, così le abbiamo chiamate, per non avere poi alcun rimpianto dopo, quindi prendere subito tutte le misure necessarie, dalla protezione della cassa, ovviamente, al taglio di budget rinviabili o magari sacrificabili, fino a un attentissimo monitoraggio delle attività e dei progetti che erano sopravvissuti. Fortunatamente, questi progetti non erano pochi e in questo modo eravamo anche pronti a intervenire laddove vedessimo rallentare il battito, diciamo, e quindi rallentare l'operatività dell'azienda. Quello che abbiamo notato è stato in quel momento che alcuni team erano effettivamente particolarmente impattati. Pensiamo per esempio alle produzioni video che non potevano durante il lockdown accedere ai set di ripresa e di conseguenza non potevano operare. Ma fortunatamente abbiamo avuto altre squadre e altri progetti che sono stati forse anche attivati più di quanto potessimo immaginare all'inizio. E di conseguenza questo ci ha permesso di attutire il colpo e superare una situazione che si era annunciata sicuramente non rosea nella fase iniziale. Credo che la differenza l'abbia fatta la volontà di comunicare il più tempestivamente possibile con la nostra azienda, con il nostro team, dando però ogni volta che lo facessimo informazioni
precise, puntuali e complete, per evitare quindi che si diffondesse ansia o incertezza in persone che giustamente guardavano a noi per trovare una guida. La ringrazio. Io, come già detto, vorrei ritornare un attimo dall'avvocato Savoia, al quale chiedo, ecco, i privati, soprattutto in particolar modo le imprese, da diverso tempo sono sommersi da continue previsioni normative in evoluzione. In particolar modo il decreto agosto, ritornando all'argomento iniziale, è stato da pochi giorni convertito, ma le chiedo, ci sono ancora dei dubbi interpretativi? Purtroppo sì, cioè non si è colta l'occasione della conversione in legge per chiarire una serie di punti oscuri. Ecco. Richiamando alcune di quelle misure di cui avevo appunto accennato precedentemente, dubbi interpretativi riguardano sia i contratti a termine, sia la disciplina e il blocco dei licenziamenti. Con riguardo ai contratti a termine, innanzitutto, vi sono incertezze sull'obbligo o meno del rispetto del cosiddetto stop and go, cioè quel periodo di cuscinetto che normalmente deve intervenire tra la fine di un contratto e la stipula del nuovo contratto, quindi in caso di rinnovo. Questo perché la formulazione della norma richiama in qualche modo la deroga all'articolo 21 del Jobs Act e alle condizioni quindi per il rinnovo a causale, ma non chiarisce espressamente la inapplicabilità. Allora a questo punto le imprese si troveranno a dover fare delle scelte, o faranno una scelta di tipo prudenziale, se lo potranno fare, o altrimenti in qualche modo io mi sentirei di dire anche ragionevolmente, a fronte di determinate esigenze di tipo organizzativo, o perché magari il contratto scadrà magari dopo il 10 di dicembre, per cui non sarà possibile per esempio rispettare il termine dei 20 giorni di cuscinetto prima della fine dell'anno, potranno come dire effettuare appunto il rinnovo senza il rispetto di questo periodo di cuscinetto di stop and go. L'altro dubbio che riguarda è quello se questi 12 mesi, come dire, aggiuntivi di contratto a termine a causale includano o meno i precedenti periodi come dire, di contratto a causale. Quindi questo è un altro tema e anche qui la scelta in qualche modo credo che l'impresa sarà guidata dalle esigenze di tipo organizzativo. Altra questione, come dire, molto dibattuta dopo già e lo dice anche il dibattito che c'è stato dopo il 15 di agosto, riguarda il licenziamento per motivo oggettivo. Perché qui si sono fronteggiate e si fronteggiano due tesi. Da una parte c'è chi ritiene che si tratti di una proroga generalizzata del divieto di licenziamento per motivi economici, che era già stato appunto previsto in Cura Italia. Altri invece ritengono che il divieto si riferisca soltanto a coloro che usufruiscono degli ammortizzatori o dell'esonero contributivo e pertanto non sarebbe vietato nel caso in cui, se la ragione posta a base di licenziamento per motivo oggettivo non è necessitata dall'emergenza sanitaria, ma è di tipo strutturale. Come dicevo, questi erano i dubbi già dopo il varo del decreto agosto e in sede di conversione però non sono state apportate modifiche. C'è però da segnalare che il 16 settembre del 2020 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto con una nota che sembrerebbe dare ragione alla prima tesi, perché la nota, appunto nella nota si legge che il divieto di licenziamento quale misura di tutela dei livelli occupazionali durante il periodo emergenziale sembra pertanto operare per il solo fatto che l'impresa non abbia esaurito il plafond di ore di cassa integrazione disponibili e ciò sia quando abbia fruito solo in parte di esse sia quando non ne abbia proprio fruito, e lo stesso vale per l'esonero contributivo. Pertanto anche noi, diciamo, nei nostri clienti abbiamo consigliato estrema prudenza, anche perché la sanzione nel caso in cui si dovesse accedere, come noi riterremo maggiormente probabile, alla prima tesi e si volesse comunque invece avviare un licenziamento oggettivo, sarebbe una sanzione di nullità per contrasto con norme imperative, quindi con la conseguenza della reintegra e del risarcimento pieno, e questo peraltro indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati dall'imprenditore, quindi anche se si tratti davvero di un piccolo imprenditore. Ecco,
Questi, diciamo, sono i due maggiori aspetti sui quali si è davvero persa un'occasione. La ringrazio, Avvocato Savoia. Io chiuderei la prima parte di doppio binario con un piccolo intervento ancora da parte del dottor Sichel, al quale chiedo come vi siete orientati in tutto questo dedalo normativo durante il periodo emergenziale e se ci sono magari delle misure, visto che ne stiamo parlando, delle misure a sostegno delle imprese a cui magari in futuro farete particolare riferimento. Dedalo è un termine molto appropriato per il contesto nel quale ci siamo trovati a muoverci, noi come tantissime altre imprese in quel periodo. Decreti che si susseguivano uno dopo l'altro e soprattutto interpretazioni non immediate e non semplici. Mancavano informazioni, ricordo, oppure l'interpretazione appunto di queste informazioni non era immediata o a volte era addirittura ambigua. Sicuramente tanto studio, tanto approfondimento individuale con tutti gli strumenti che in quel periodo erano a disposizione. Penso alla lettura dei decreti stessi, ma ancora di più ai vari speciali che si susseguivano in quei giorni, soprattutto del Sole 24 Ore, me ne vengono in mente, e anche una selezione attenta dei webinar che in quel periodo fiorivano come a primavera e che potevano effettivamente dare un aiuto. Sempre però con un occhio molto attento e un focus molto preciso su quello che effettivamente potesse essere d'aiuto ad un'azienda come la nostra, senza quindi farsi magari distrarre da misure come finanziamenti a fondo perduto, ipotetici o reali, che ovviamente erano più magari nei disegni e nelle speranze di alcune fasce dell'imprenditoria piuttosto che nell'effettiva capacità del governo e dello Stato di poterli mettere a disposizione. Chiudo menzionando un tipo di supporto che effettivamente ci è stato molto utile, che è stato quello degli istituti di credito in quel periodo. Ammetto che abbiamo trovato molta attenzione, molto anche interesse per approfondire e conoscere la situazione in cui noi stessimo versando in quel momento e anche grande attenzione da parte di alcuni clienti particolarmente importanti, magari afferenti alla sfera delle partecipate pubbliche, che con una mossa assolutamente non scontata hanno deciso di smobilizzare in anticipo rispetto alla loro scadenza naturale alcuni contratti di fornitura e di conseguenza somme che ci dovevano. Questo effettivamente ha contribuito a fare la differenza e a permetterci di affrontare un momento difficile con maggiore serenità. Riguardo alla seconda parte della sua domanda, quindi alle misure che guardiamo con maggior favore, senz'altro tutte le misure, meglio se strutturali, volte ad un abbassamento del cuneo fiscale. Il cuneo fiscale è un elemento estremamente disincentivante, non lo scopro certo io, per l'imprenditore che è a tutti gli effetti invitato ad incrementare il meno possibile la propria forza lavoro, perché il differenziale tra il netto e il costo azienda è, ahimè, molto elevato. Tutte le misure in questo senso sono senz'altro, a mio modo di vedere, le benvenute. Dottor Sichel, la ringrazio, ringrazio per essere stato qui con noi. Grazie a voi, è stato un piacere. E ringrazio e saluto anche l'avvocato Savoia, partner di Uniolex. Grazie, grazie a lei. Bene, io saluto anche i nostri telespettatori e si è conclusa così la prima parte di Doppio Binario. Qualche minuto di pubblicità, ma restate qui con noi perché inizierà la seconda parte con Gabriele e i suoi ospiti.